L'obiettivo era quello di avere un controllo più efficace, più pronto di tutta la condotta idrica da Fiumefreddo a Messina. Sì, oggi abbiamo fatto un po' il punto di quello che è stato questo percorso degli ultimi 5 mesi, quindi questi interventi da novembre a maggio che hanno visto l'AMAM insieme al Comune impegnati per mettere in sicurezza la nostra condotta che da Fiumefreddo arriva in città. Quindi 5 interruzioni con oltre una trentina di interventi di sostituzione di scarichi sfiati e una decina di tagli proprio nella condotta. Questo consentirà di avere un maggiore controllo sulla condotta? Questo attraverso il sezionamento della condotta e quindi l'inserimento di giunti di elettrici, valvole, misuratori di portata consentirà ovviamente di monitorare la nostra condotta in maniera più efficace, quindi conoscere eventuali perdite e quindi anche avere un'efficienza migliore della nostra condotta. Gli interventi non sono comunque finiti, questo è un primo step, c'è anche una programmazione che va avanti, dunque immaginiamo che già da ottobre ci saranno nuove interruzioni. Questo è uno dei progetti che abbiamo, diciamo, quasi portato a termine, perché continueremo con altri piccoli interventi che non riguarderanno l'interruzione come si è fatto in questi mesi, si potrà intervenire anche senza interrompere il flusso. Questo riguarda il progetto vulnerabilità del fiume Freddo. In contemporanea abbiamo un altro progetto di ricerca idrica che è in corso, la realizzazione di Monte Santo che è in corso e i lavori che sono appena partiti, diciamo, di sostituzione della rete idrica in città. Possiamo fare il punto sulla serratoia di Monte Santo? Monte Santo, i lavori sono quasi completati, abbiamo approfittato di queste interruzioni per fare altri interventi di collegamento tra i serbatoi Monte Santo 1 e Monte Santo 2, abbiamo quasi completato la realizzazione del Monte Santo che sono 5.000 metri cubi di possibilità di una nuova riserva di 5.000 metri cubi e quindi anche questo è in fase conclusiva. Grazie. Posso? I cittadini non vedranno dei benefici immediati rispetto a questi interventi perché è un intervento cautelativo, diciamo, più che altro, giusto? Sì, riguarda la messa in sicurezza dell'acquedotto Fiume Freddo, ovviamente i benefici li avremo non appena avremo messo a sistema e quindi completato tutti i lavori che stiamo facendo sulle nostre reti, che sono l'acquedotto Fiume Freddo, l'acquedotto della Santissima e la rete idrica all'interno della città. Grazie.